Torna la notte dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno centinaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Quest'anno a Bari, nella foratissima Sala Murat, tra camici bianchi e provette, è stato presentato tra tanti progetti dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico il progetto Radon. Il gas radon, che ormai diciamo, è diventato anche diffuso come argomento, è un gas naturale, però è radioattivo ed ha la peculiarità di essere inodore, incolore, quindi se c'è non si vede. Ed è importante saperne monitorare e saperne di più per potersi difendere. Purtroppo non si può debellare, si può mitigare. E il progetto Radon cosa riguarda? Il progetto Radon, che è stato sviluppato dal Politecnico, dal gruppo F-Lab del Politecnico, insieme ad alcuni partner aziendali, è vincitore di un bando, che è un bando regionale Living Lab, e si occupa di sensibilizzare la comunità. Quindi facciamo comunicazione. La nostra parte ovviamente del Politecnico riguarda la ricerca, però applicata alla sensibilizzazione della comunità attraverso un sistema partecipativo attivo. Perché è importante monitorare il radon? Perché, come dicevo prima, il radon è radioattivo, cioè ha delle radiazioni che implicano dei danni a livello biologico, umano. L'Istituto Superiore della Sanità ha decretato che è la seconda causa di tumore ai polmoni, dopo il fumo di sigaretta. Quindi, se si superano determinati livelli, il radon entra all'interno del nostro organismo, si deposita sui polmoni e può provocare tumore. I ricercatori e le ricercatrici del Dipartimento del Politecnico Barese hanno guidato il numeroso pubblico, soprattutto scolastico, incuriosito attraverso lo studio su un rivoluzionario kit capace di intercettare il gas. Ma oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Noi, al di là delle iniziative simboliche, volevamo approfittare della presenza di questo progetto importante del Dipartimento F-Lab del Politecnico per manifestare il nostro interesse rispetto ad una problematica, appunto, che è quella del rischio derivato dalla presenza di gas radon negli istituti scolastici. Per far sì che la scolaresca e il personale tutto della scuola possa acquisire consapevolezza e assumere comportamenti responsabili rispetto alle azioni da intraprendere e a quelle per garantire quella che è la tutela appunto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella fattispecie nella scuola. Tra le attività proposte, il kit per l'esperienza sensoriale, visiva e olfattiva, giochi da tavola interattivi con realtà aumentata, interazioni attraverso i canali social, tutto questo per sensibilizzare sul rischio di esposizione al radon, in particolar modo per i bambini. Io, insieme alle altre mie due colleghe, Marina Ricci e Adriana Romeo, abbiamo progettato un gioco da tavola educativo chiamato Radon, che appunto illustra come e quali sono i rischi e i pericoli del gas radon all'interno delle nostre abitazioni nel territorio pugliese. Nel corso della lunga giornata, che si conclude a mezzanotte, saranno illustrati alcuni esiti del progetto Radon ad opera del team AF Lab di Poliba, relativo alla sensibilizzazione delle comunità al rischio di esposizione al gas. In particolare, sono state rappresentate in maniera innovativa le problematiche relative al radon per informare proprio tutti, dai bambini agli adulti. Il progetto Radon rappresenta un momento della regione Puglia di sensibilizzazione sul rischio del gas radon. Il gas radon è un gas naturale, c'è poco da fare per evitarlo, ma molto si può fare conoscendolo per evitarne i rischi.